Allora, sono qui con Google Doc e in pratica sto mettendo il link dei video di YouTube che voglio far vedere. E comunque se vado qua, in pratica cliccando qui, lui mi dice sostituisci URL con il chip o con il link. E dunque se io vado a fare con il chip è questo, mentre se io vado qua con il link, rimane questo qua con il link, però comunque alla fine cambia poco, però è comodo perché so già il nome invece che andare qua, al di là che è meglio col chip, perché comunque vediamo se, vabbè, anche lui si può, così vedo l'anteprima, cosa ho fatto naturalmente. È più comodo che il link, quello, come si può dire, quello che c'era prima, ok? Copia link, vediamo, io vado qua, il link, perché questo non mi dice niente, e difatti io poi mettevo, diciamo, un po' cosa spiegava il video in modo da andare sicuro. Invece qua, se naturalmente uno fa il titolo giusto, non ha più bisogno e non perde tempo a scrivere il commento di che cos'era quel link. Dunque, questo chip qua sono molto interessanti. Chip o link? Adesso io però modifica il link. No, testo. Posso provare, prova. O se no metto operazione 10, operazione sfacciatura. È giunto operazione sfacciatura. Applica. Che così io ho già. È comodo anche questo qui. Potrei anche cambiare qua. Copia link, apre anteprima. Però non si può tornare indietro una volta che si è scelto. Sembra che non si possa. Apri anteprima e qua vabbè, però oggettivamente ok, quasi quasi è meglio il link, sì, perché così si può cambiare, andare qua e cambiare modifica link, ma comunque uno come vuole, o nome o link o però sarebbe bello poi magari uno che cambia idea cambiarlo, perché io qui non riesco nemmeno qui. Rimuovi il link, vabbè, no, rimuovi il link, no, vabbè, proviamo a rimuovere il link. Rimuovi il link, solo, ho capito, solo su quella cosa lì, ok, solo su quella parola. Però non posso tornare indietro, se volessi chip o link non posso, una volta che ho scelto non posso trasformarlo. Beh, vabbè, comunque poco, almeno suggerisci modifiche, aggiungi commento, no. Vabbè, comunque ecco, adesso è comodo mettere questi chip perché sono interessanti, così non devo scrivere questo, fondamentalmente. Il commento che mettevo, eh. Se no si può fare direttamente nel link, però vabbè, per essere più veloci è così, metto il chip. Se uno ha fatto il nome giusto, chiaro, uno è più veloce a fare le cose. Vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci.